Siamo qui con l'attrice Elena Di Cioccio. Allora, intervistare una iena è il compito più arduo che mi possa capitare. Next Siena. Un'ex iena, sempre giornalista. Pensa, io non sono una giornalista. Quindi, i consigli per chi vuole diventare giornalista? Allora, da non giornalista, perché io non ho mai voluto fare il giornalista e non lo sono, sono un'attrice, quindi ho usato uno strumento che è quello del giornalismo per raccontare delle storie. Ed è la cosa che ti posso dire. Quando devi raccontare una notizia, di fatto tu racconti una storia. Allora puoi scegliere in che modo raccontarla. C'è una realtà oggettiva che è quella della notizia e la prima cosa che ho imparato a fare da non giornalista è stata prendi questa informazione e cerca di raccontarla nel modo più universale possibile, nel modo più trasversale possibile, in modo che sia tu, sia a Milano che la chiamiamo la sciura di Voghera, significa la persona che è più distratta o che vive in un contesto completamente avulso dalla notizia, possa comunque capirla. Questo dal punto di vista giornalistico. Dal punto di vista attoriale, quello che ho sempre inserito nel raccontare le storie è provare a intanto raccontare l'emozione di quella cosa e poi cercare di trovare l'universalità che possa legare più persone. Quindi quando tu fai da ponte tra chi intervisti e il pubblico a casa, cerchi di trovare dalle risposte qualcosa di universale che chi è a casa possa riconoscere, quindi che si possano riconoscere per vicinanza o per totale lontananza con chi intervisti o con la notizia. Quindi a te piace di più fare la giornalista o l'attrice? No, io nasco come attrice e resterò tale. La giornalista è stato un passaggio e sono stata molto fortunata perché la possibilità di quasi di interpretare anche il ruolo delle iene, che tu interpreti un ruolo, quindi mi ha arricchito di tutto lo scibile possibile del giornalismo, anche dell'autonomia di andarsi a cercare le cose, perché tu vuoi fare il giornalista, la prima cosa da imparare è che bisogna trovarsi delle notizie da raccontare, se no che cacchio racconti? E la seconda cosa fondamentale è non giudicare l'idea che si ha avuto Tarzan, cioè quando tu sei lì, dici io devo scrivere per il giornalino, sto inciampando e cascando dietro, ma io racconto una cosa, ma chissà se agli altri interessa. Se questa cosa a te ti muove in qualche modo e riesci a usare le regole che ti ho raccontato prima, automaticamente interessi le persone che ci metti dentro il tuo cuore. Quindi attore e giornalista, è interessante lo scambio perché voi date, il giornalista dà la notizia e l'attore può metterci il cuore. Quindi secondo me la nuova generazione di giornalisti tipo voi, è quello di trovare un po' di emozione, che non è la fabbrica del dolore, Va guardati bene, bene, sì. che non è la fabbrica del dolore, ma trovare un'emozione che è la tua. Ok, e quindi nell'ultimo film Come Ci vorrebbe un miracolo. detto. Sì. Ci vorrebbe un miracolo. È stato più o meno facile essere la stessa persona con due personalità, quindi con Sì. l'attrice e la giornalista. Bellissimo. Io mi sono divertita come non lo so, come quando dai un gomitolo al gatto, come quando veramente tiri il bastone al cane che te lo viene a riportare, perché l'idea di interpretare la diva televisiva sovrastrutturata, del nord, antipatica, saccente, supponente, ma ignorante in materia di tradizioni locali, che è un po' uno scontro, perché l'ignoranza è su entrambi i fronti, sia da chi arriva dalla città, sia che arriva dal villaggio, dalla campagna o da luoghi più piccini. È reciproca l'ignoranza, ma la diva televisiva non la percepisce, percepisce solo se stessa in quello spazio. A questo le abbiamo unito delle interviste reali che abbiamo fatto veramente, siamo andate alle 4 della mattina a rientro dal porto a parlare con dei pescatori reali. Infatti il taglio è ovviamente diverso perché non è che puoi andare lì a fare finta di fare del Orario, giornalismo, no, non puoi. Ed è stata un'occasione veramente imperdibile per me. quindi in una scena del film ha molto colpito, soprattutto a chi voglia fare il giornalista,
quando tu sgridi tuo cugino Gianluca, che lui vuole il 50% del film come autore, sì, e ha molto colpito me soprattutto la scena in cui tu gli urli che bisogna girare per le reti più importanti italiane, la 7, Mediaset, Rai, per riuscire a entrare nel vero mondo del giornalismo. Allora, quando lavoravo ai primi anni avevo un sacco di idee e avevo tantissime idee, ma mi capitava spesso di andare ricca di entusiasmo dal capo struttura, il capo redattore, il capo creativo, il capo o i vari capi, arrivare con il mio entusiasmo, c'è questa cosa bellissima, bisognerebbe fare, perché, e di sentirmi dire no. Per cui non capivo dove fosse e finiva che quella cosa io non la facevo. Per cui mi perdevo un sacco di occasioni. Poi dopo 2 o 3 mesi arrivava qualcun altro e faceva quello che io avevo detto che avremmo dovuto fare o l'idea che volevo fare. Dicevo, ma perché io a me non l'avete fatto fare e a lui sì? O a lei sì? E poi un collega autore mi disse, guarda, le idee sono dappertutto. Tutti hanno un'idea, la differenza è quanto quell'idea vale per te per poterla realizzare fino in fondo. Quindi quando tu sei in un territorio, sei testimone di tantissimo materiale, lo vedi, siccome pensi di non essere all'altezza di poterlo raccontare o di poterlo portare e dargli vita, o ti prefiggi non un obiettivo, un posto in cui mettere quella cosa lì, automaticamente ti freni, dici, ma io la giro e poi chi se ne frega. Ora, col fatto che c'è il web a disposizione, ci sono migliaia di canali, migliaia di spettatori in tutto il mondo, tu sei obbligato a prendere, a farti carico responsabilmente della tua idea, a dire, io ho questa idea, tra le 10 che ho avuto, questa è quella che voglio fare. Quindi tra un'idea che tu hai e il tuo obiettivo finale, il tuo successo finale è quanta voglia hai di realizzarla, perché l'idea è di chi la realizza, non di chi ce l'ha. Quindi quando tu sei lì, qualsiasi cosa vuoi andare a fare, non devi trovare tu gli strumenti, devi essere bravo e affascinante per convincere le persone a darti soldi, devi essere figlio di puttana per rubare qualcosa a un altro, devi essere scaltro e veloce a parlare perché così accattivi la gente, devi essere tutte queste cose. Quindi okay, ti devi dare una mossa, come hai fatto tu ieri, che mi hai fermato per stare e mi hai detto, me la fai l'intervista? Sì, perché si fa così. Ok, grazie. Prego. È stato un piacerissimo. Anche per me. Grazie. Mi raccomando, non smettete mai di raccontare delle storie. Va bene.